Il Grande Golf, in collaborazione con Sanyo Swing Up, la prima videocamera orizzontale. Amici sportivi, golfisti e non golfisti, benvenuti da Mario Camici ad un altro appuntamento con il Grande Golf. Sono di scena gli Skin Game, ottava edizione, ancora una volta sul percorso del PGA West alla Quinta in California. Quattro grandi campioni, di cui due che giocano per la prima volta gli Skin Game americani, e sono Nick Faldo e Greg Norman. Gli altri due giocatori sono Jack Nicklaus, che è stato presente sin dalla prima edizione degli Skin Game, e Curtis Strange, vincitore degli Skin Game settima edizione. Ecco qui alcune vedute di questo fantastico percorso disegnato da Pete Dye, davvero un test unico al mondo, campo spettacolare non soltanto per quello che richiede ai giocatori, ma anche spettacolare dal punto di vista televisivo, tant'è che gli Skin Game giocati a La Quinta in California sono sicuramente uno degli spettacoli televisivi più belli del mondo golfistico. Eccoli qua alla partenza della prima buca, i nostri quattro eroi, e vediamo insieme questa prima frazione di gara, un par 4 di 440 yards, quindi 400 metri circa, campo ondulatissimo con dune in erba, con cunette e tanti bunker, vedete, fino ad arrivare ad un green a due livelli, green che è difeso sulla destra da un grande bunker e poi da tante altre cunette in erba sugli altri tre lati. $15,000 in palio per la prima buca, mentre vi ricordo brevemente la formula degli Skin Game: ci sono in palio $450,000 sulle 18 buche, ciascuna delle prime 6 buche che seguiremo in questa puntata del Grande Golf vale $15,000. I $15,000 in palio in ciascuna buca vengono vinti dal giocatore che riesce a chiudere la buca in un colpo in meno dei suoi avversari. Qualora due giocatori pareggino, non viene distribuito il premio, il quale viene invece riportato sulla buca successiva e quindi raddoppiato, e si può andare avanti in teoria così fino alla 18esima buca, quindi avremmo una 18esima buca del valore di $450,000. Ma vediamo come vanno le cose in questa ottava edizione degli Skin Game. Ecco qui ora la partenza, lo squalo bianco Greg Norman, vincitore in carriera di un solo torneo maggiore, un British Open giocato sul percorso di Tambury. Greg Norman, 35 anni, vive in Florida, all'Ostry Village, ormai è diventato americano a tutti gli effetti, soltanto qualche rapida puntata in Australia, suo paese d'origine, soprattutto in occasione dei grandi tornei che stiamo vedendo e seguendo su Tele più 2 in Eurogolf, i grandi tornei australiani che sono l'Open, il Masters e il PGA appunto d'Australia. Ha drivato Greg Norman, ora è la volta di Curtis Strange, un Curtis Strange che ha avuto una stagione 90 decisamente deludente, la prima stagione di Curtis Strange senza vittorie dal 1982. Curtis che ha vinto invece nell'88 e nell'89, in due anni consecutivi, l'Open degli Stati Uniti. Ecco, vediamo, la sua prima vittoria è stata nel 1979. Seguiamo il volo della palla di Curtis Strange. Perfetta centropista per il campione americano, che è stato in un paio d'occasioni, un paio di stagioni, il numero uno nella classifica dei Money Winners d'oltreoceano. Ed ora il Master Winner 90 e British Open Winner sempre del 90, Nick Faldo, che al termine della stagione 1990 si è laureato miglior giocatore del mondo e ha ripreso in questo inizio del 91 anche la testa nel Sony Ranking, superando il suo grande avversario negli ultimi 12 mesi, Greg Norman.
Vediamo l'esito del drive di Nick Faldo, anche lui ci pare perfettamente in centro fairway, ed ecco qua i nostri quattro eroi che si avviano sul secondo colpo di questa buca una del percorso del PGA West di La Quinta in California. Prima buca che vale $15,000. Jack Nicklaus già nei guai con il suo drive sbagliato, terminato dentro un cespuglio sulla destra del fairway, eccolo qua, che rimetterà molto probabilmente la palla in gioco dichiarandola ingiocabile, perdendo quindi un colpo. Eccolo droppare, quindi lasciar cadere, come vuole le regole del golf, la palla per terra, e poi dalla posizione in cui si troverà giocherà il suo secondo colpo al green. La buca 1, lo ricordo, è buca da compiere in 4 colpi della lunghezza di 400 metri circa. Ecco qui il green e vediamo ora Jack Nicklaus. Jack Nicklaus, che è passato nella categoria dei senior proprio nella stagione 1990, è stato il grande arrivo sul tour seniores americano e quindi motivo di grande interesse, di nuovo interesse per questo circuito che sta conoscendo un successo crescente, tant'è che il numero uno del tour 90 seniores, Lee Trevino, ha addirittura vinto di più al termine dei 12 mesi di gara che non il numero uno sul circuito regolare d'oltreoceano. Secondo colpo al green di Curtis Strange, ferro 5 da 180 yards, quindi 164-165 metri, gran palla di Curtis Strange, bandiera abbiamo visto piazzata in fondo al green, è andato appena lungo al green ma vicino alla bandiera, in ogni caso Curtis Strange. Ed ora Nick Faldo, su per giù la stessa distanza, 189 yards, quindi 190 yards sono 170 metri, ed è ferro 5 anche per Nick Faldo, che si accinge a giocare il secondo colpo. Vedete proprio sulla traiettoria di tiro c'è il bunker, sembra un po' chiuso se non vado errato questo colpo, eccolo lì, anche un po' troppo addirittura, è andato oltre il pubblico, palla chiusa, quindi è andata più lontano del previsto, colpo di recupero sicuramente delicato per il campionissimo britannico. È tornato a giocare in questa fine di stagione 90, lo skin game è stato giocato proprio al fine della stagione, vado a giocare dopo aver un po' sospeso l'attività causa un dolore al polso che ha dovuto curare. Greg Norman, vediamo il colpo dello squalo bianco che è il più lungo con il colpo di partenza, quindi dovrebbe avere un ferro 7 in mano, è un 160 metri non di più dal green, palla in green ad altezza bandiera per Greg Norman, ma ora lo spazio per qualche colpo di pubblicità. Duetto Mauri e Capri Mauri presentano sabato Rete 4 al colore del giallo, il suono sommesso dell'omicidio tra le quinte, l'abilità invadente e spavalda dei due tenenti di polizia. Alle 20:30 il tenente Colombo, l'arguzia, il sospetto, il filo sottile dell'indagine. Alle 22 il tenente Kojak, col suo lato umano dell'inchiesta. Colombo e Kojak, telefilm classici per la televisione, appuntamenti imperdibili per gli appassionati del genere. Sabato, a partire dalle 20:30, su Rete 4. Sanio Swing Up. E siamo nuovamente sul percorso del PGA West alla Quinta in California in occasione dell'ottava edizione degli Skin Game americani, $450,000 in palio, siamo alla prima buca, $15,000 in palio in questa frazione di gara, i quattro campioni, campionissimi direi, che stanno giocando questa edizione degli Skin Game sono Jack Nicklaus, Nick Faldo, Curtis Strange e Greg Norman. Ecco il quarto colpo di Jack Nicklaus, che ha dovuto droppare la palla terminata con il drive in un enorme cespuglio.
quindi un Jack Nicklaus fuori gara per questa prima buca, mentre ora Greg Norman, leader nella classifica dei money winners americani con oltre $1 milione vinti in stagione nel 90, si accinge a giocare il suo putt per il birdie, 15 piedi, quindi 3,5 metri. Attacca bene la buca, ma non indovina la pendenza, lo squalo bianco. Skin game richiedono un gioco aggressivo d'attacco, è inutile giocare al risparmio, è inutile pareggiare la buca, si vince soltanto se si riesce a chiudere la buca in un colpo in meno dei propri avversari, quindi normalmente gli skin si vincono con il birdie. Non è tre per Greg Norman, vediamo ora Curtis Strange, mentre Nick Faldo, ricorderete, è andato lungo al green, lo vediamo già in prossimità del green, quindi deve aver già giocato il suo secondo colpo. Ecco Curtis Strange, per 4 anni leader nella money list statunitense, patta per il birdie da bordo green, patta leggermente in discesa da sinistra a destra, va in buca, molto bene Curtis Strange. Al momento attuale i $15,000 sono suoi, nessun altro giocatore può contrastare il 3 di Curtis Strange. Nick Faldo era oltre il green, quindi aveva già in precedenza giocato il suo terzo colpo, l'unico era Greg Norman, ma li abbiamo visto sbagliare il putt. Si passa così alla seconda buca della quinta, par 4, 375 yards, quindi buca non lunghissima, intorno ai 340 metri, ma guardate le difficoltà che ha questa buca, anche se vista dall'elicottero con questo speciale effetto della telecamera sembra molto più lunga di quella che in effetti è. Green è super difeso, ma anche i fairway sono costellati sui lati da bunker e da dune erbose, quindi è importantissimo piazzare il drive, davvero, come vi dicevo in apertura, uno dei campi più spettacolari sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista visuale, proprio questo PGA West in California disegnato da Pete Dye. Drive per primo Curtis Strange, avendo guadagnato l'onore con il 3 ottenuto alla prima buca, perfetta posizione con il drive, vedete, corto dai bunker ma centrale al fairway. Curtis Strange, che come vi dicevo non ha avuto una grandissima stagione nel 1990, è sembrato un po' svogliato, qualcosa non funzionava nel suo gioco. Jack Nicklaus ha debuttato nel 90 sul circuito seniore, si è subito messo in luce, anche se era partito con dichiarazioni un po' polemiche dicendo che avrebbe giocato pochissime gare nel Senior Tour perché non lo considerava vero golf ritrovarsi così fra vecchi commilitoni. Lui intende ancora giocare alcune gare importanti sul circuito regolare. Greg Norman, il terzo a drivare. Aveva giocato un legno 3 alla prima buca, proprio per controllare la sua potenza di gioco. Gioca qui addirittura un ferro sulla sinistra del fairway, ma perfettamente piazzata. Ecco, anche lui corto al bunker. Questa ragione, ha preferito giocare un ferro, con il legno sarebbe, un legno 3 sarebbe sicuramente arrivato all'altezza del bunker, quindi rischiando di finirci dentro. Anche per Nick Faldo un ferro 1. Splendido come al solito lo swing di Nick Faldo, che rasenta la perfezione, un maniaco dello swing Nick Faldo, che si fa regolarmente ceccare dal suo guru David Ledbetter,
che è un po' il santone attuale, come ho già detto in altre occasioni, di alcuni fra i migliori professionisti del momento. Andiamo sul secondo colpo, qui alla buca 2, che ha in palio $15,000, e vediamo Greg Norman. This is left of the hole. È sulla sinistra della buca, sì, è oltre il green nel raffretto corto. Guardate tutti questi montagnole che ornano i bunker, rendono molto suggestiva la ripresa dall'alto del green della seconda buca. Riprese fatte queste dal dirigibile, quindi telecamera che si muove un po'. Vediamo ora Nick Faldo. Posizione di bandiera particolarmente difficile, tutto in questo green super difeso. Attacca bene Nick Faldo sulla destra della buca, però ci sembra un ottimo colpo in ogni caso da parte del campione Masters e British Open 1990. 33 anni, Nick Faldo, sposato con due figli, Natalie nata nell'86 e Matthews nel 1989. 19 vittorie in carriera sul circuito europeo, 3 vittorie sul circuito americano, il Masters dell'89, il Masters del 90 e poi il Sea Pine Heritage Classic nel 1984, la prima vittoria oltreoceano di Nick Faldo. In carriera ha guadagnato 1.820.830.000 sterline in Europa, quindi cifra enorme che si avvicina ai 4 miliardi di lire. Negli Stati Uniti ha vinto circa 1,5 miliardi di lire. Jack Nicklaus dal bunker deve superare quell'alta collinetta per raggiungere il green. Ha toccato la palla in maniera perfetta, prendendola pulita e facendola volare bene verso il green, leggermente corta, proprio la palla si è stoppata su quel dosso in green, si appena batteva mezzo metro oltre, poi calava verso la buca. 130 yards per Curtis Strange, quindi un 120 metri. Pitching wedge, colpo pieno in ogni caso per il campione americano, leggermente sulla sinistra, però palla che poi, ecco, vedete, rientra grazie alla pendenza del green ed è il più vicino alla bandiera in questo momento, Curtis Strange. Quindi con possibilità il giocatore americano di ripetere l'exploit della prima buca, dove ha vinto grazie a un birdie 3 i primi $15,000 in palio in questa ottava edizione degli Skin Game. Ed ecco, andiamo ora sul green. Jack Nicklaus deve superare quella collinetta, indovinare bene la pendenza, palla che scenderà da sinistra verso destra, infatti doveva attaccarla di più e è scesa subito, quindi brutto patto decisamente per Jack Nicklaus. Vediamo ora Nick Faldo per il birdie. Ci sembra toccata un po' corta questa palla, infatti si ferma a pochi centimetri prima della buca. In ogni caso uno splendido putt, ma negli Skin Game, come vi dicevo, bisogna attaccare la buca, è inutile giocare per i due putt. Greg Norman da fuori green gioca un pitch and run, solleva appena la palla, un ferro 7, indovina perfettamente la pendenza, gran colpo dello squalo bianco. Ma ora nuovamente Greg Norman ha l'occasione di vincere i 15.